realtà ci tengo a dire che questa mozione contiene parecchi indirizzi, non solo la questione delle case dell'acqua. Per quanto riguarda le case dell'acqua, per rispondere Flash, le dico che abbiamo chiesto di concordare con il gestore del servizio idrico integrato, ovvero ACEA, la possibilità che le case dell'acqua già installate sul territorio comunale eroghino il servizio di acqua refrigerata naturale e frizzante con pagamento immediato, con la finalità di eliminare la quota di manutenzione e copertura delle spese di acqua e fornitura elettrica che adesso sono addebitate sia a Roma Capitale che inserita in tariffa la cittadinanza del lato 2, che è l'ambito territoriale ottimale che comprende la città di Roma e il Lazio centrale, perché attualmente, come poi ho già spiegato altrove, adesso il servizio delle case dell'acqua è a pagamento per tutti i cittadini, quindi di Roma Capitale e anche di Lazio e Provincia, quindi non è una erogazione di acqua gratuita. Pertanto noi riteniamo giusto che, siccome anche in tutta Italia le case dell'acqua sono a pagamento a dei prezzi veramente irrisori, riteniamo giusto che paghi il servizio chi veramente ne usufruisce, Quindi non si andrebbero a tagliare le tasse, per quanto riguarda tutti i certo, cittadini romani. vai a decurtare, vai a scorporare dalla bolletta la quota del pagamento della manutenzione delle case dell'acqua attualmente presenti a Roma e i loro costi di fornitura idrica ed elettrica. Noi riteniamo che questa possa essere una questione di equità nei confronti dei cittadini, perché si deve pagare un cittadino un servizio che magari non utilizzerà mai? Poi la cosa più importante, come sa, il tema dell'acqua pubblico ci è particolarmente a cuore, in cima alle nostre priorità, perché peraltro è anche la prima delle nostre 5 stelle. Chiediamo di aprire un tavolo per avviare uno studio di fattibilità sulla ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico, facendo partecipare tutti i soggetti coinvolti in questo. Chiediamo anche la salvaguardia del lago di Bracciano, perché come sa il lago di Bracciano è un bacino di riserva di Roma Capitale dal 1990 ed è anche una delle aree naturali protette e, come sappiamo, purtroppo sta subendo un abbassamento del livello idrometrico di oltre un metro e quindi si può configurare un disastro ambientale che rischierebbe anche di portare a sanzioni dall'Unione Europea per la mancata tutela di questa risorsa. E quindi chiediamo appunto di salvaguardare questa importantissima risorsa e attuare una revisione degli strumenti di produzione dell'acqua potabile, anche comprese le concessioni di emungimento. Ecco, lei parla appunto di una mozione, quindi di un indirizzo. Si convertirà Sì, questo in una assolutamente. delibera, in qualcosa di E poi fattivo? passerà alla Giunta, perché la mozione, come sappiamo, impegna il sindaco e la Giunta, quindi la mozione è un atto di indirizzo, poi sarà la Giunta che tradurrà questo atto con delle delibere, con delle determine, con insomma con gli strumenti che sono tipici dell'organo della Giunta.